Eccoci di nuovo qua, cari amici. Questa volta, come detto nel primo video di oggi, parliamo di WWE Payback 2020. Bene, come è noto qui dalla card su Wikipedia, i match sono arrivati a 8, quindi in particolare 7 dello show principale e uno di pre-show. Partiamo quindi dal kick-off, dal pre-show dove la Riot Squad, Ruby Riot e Liv Morgan affronteranno le iconiche australiane Billie Kay e Peyton Royce. Se devo dare un mio pronostico, dico Riot Squad, visto che la squadra che tanto un bel po' di tempo fa ha creato parabiglia. Secondo me merita una vittoria, no? Che le iconiche non contano niente, però. Poi andiamo con lo show principale. Bayley e Sasha Banks difenderanno le cinture di coppia femminile dall'assalto di Shayna Baszler e Nia Jax. E voi lo sapete, ve l'ho raccontato, diciamo che io sono un po' stanchino di vedere Bayley e Sasha Banks con le cinture alla vita di coppia femminile, quindi spero tanto che la Baszler e Nia Jax vincano le cinture, anche perché voglio dire, ma quando arriva sto cavolo di match tra Bayley contro Sasha Banks? Non lo so, staremo a vedere. Poi Apollo Crews difenderà il titolo degli Stati Uniti dall'assalto di Bobby Lashley con MVP e Shelton Benjamin al suo supporto. Beh, qui rischia un pochino Apollo Crews, però anche se in rete in molti dicono Bobby Lashley, io penso che Apollo Crews continui il suo regno titolato, anche perché voglio dire, questo povero giovanotto si è fatto davvero il mazzo tanto e insomma, merda di avere un titolo alla vita. Terza sfida: The Fiend Bray Wyatt contro Roman Reigns. Che dopo l'ultima puntata di SmackDown abbiamo scoperto che Roman Reigns è il nuovo Poleman Guy. Ovvero Poleman è l'assistente di Roman Reigns contro Braun Strowman in un No Holds Barred Triple Threat Match per il titolo universale. Beh, i pronostici ovviamente vanno tutti a favore di Roman Reigns, anche se io dico questo, se effettivamente vince Roman Reigns, poi ovviamente non bisogna abbandonare la pista di una rivincita tra il Roman Empire e The Fiend Bray Wyatt, magari Braun Strowman ce lo mettiamo in qualche storia non titolata, magari non di secondo piano, però. Poi Keith Lee contro Randy Orton, ho letto anche qui di voci, si parla magari di un no contest, può anche darsi, eh? Certo però che Keith Lee se vince è una gran bella cosa. Comunque io dico Keith Lee, anche se vi ho detto, ho letto sul web no contest. Poi Dominic Mysterio e Rey Mysterio contro Seth Rollins, il messia, il discepolo Buddy Murphy. Beh, dopo che Seth Rollins ha fatto a poltiglia Dominic Mysterio a SummerSlam, dico che per via di logica ci sta una bella vittoria di coppia tra Dominic e Rey, e sappiamo già che a Raw post-Payback avremo un one-on-one tra Rey Mysterio e Seth Rollins. Poi Matt Riddle vs King Corbin. Secondo me, guardate, far vincere Matt Riddle sarebbe la cosa più giusta, ma non perché, lo posso dire a chiare lettere, magari il personaggio di King Corbin forse ha un po' stancato, però, insomma, a me sta piacendo, Matt Riddle, non so a voi, ma
E infine Big E contro Sheamus, un Sheamus che durante l'ultima puntata di Friday Night SmackDown ha abbandonato The Miz e John Morrison perché questi ultimi non lo consideravano proprio nel match 3 contro 3 contro Big E Otis e Tucker nel pre-main event della puntata dello Show Blue del venerdì sera. Quindi questa è una sfida davvero interessante, anzi secondo me potremmo vedere tanto spettacolo qui e me lo auguro. Il vincitore qui è davvero difficile, però non so, adesso mi viene in mente che può anche rivelarsi una vittoria così per rapina, magari con dei giaculi vero là. Io dico Big E, magari per il semplice fatto che lo stanno rilanciando come diversi anni fa, però fatto ad NXT in singolo, quindi certo Sheamus merita ovviamente qualcosa di importante, speriamo per lui di vederlo magari in qualche scena titolata, quindi senza dimenticare, cari amici, che sempre nell'ultima puntata di SmackDown è anche tornato Sami Zayn, che ha attaccato Jeff Hardy dopo la Open Challenge contro Nakamura. E quindi ora per quanto riguarda il titolo intercontinentale bisogna capire perché o magari verrà fatto una doppia sfida titolo intercontinentale, quindi magari Sami Zayn contro Jeff Hardy per accaparrarsi il vero titolo intercontinentale. Comunque questi sono i miei pronostici per Payback 2020. Pay per view che viene fatto per la prima volta, credo, dalla federazione a soli 7 giorni dopo l'evento speciale più caldo e più importante dell'estate, ovvero SummerSlam, secondo solo WrestleMania. Questo si dice almeno decisione presa in virtù poi del pay per view del fine settimana prossimo di All Out della All Elite Wrestling, quindi per dare un po' di fastidio, ma io penso forse è stato fatto anche perché se non mi sbaglio oggi o ieri forse, se non c'era tutta questa situazione dal Covid, se non mi sbaglio si doveva tenere NXT TakeOver UK Dublino, quindi ricordo inoltre che NXT TakeOver UK tornerà dal 17 settembre. Quindi io vi ringrazio a voi tutti, vi auguro una buona domenica. Ricordo che il pay per view è disponibile sul WWE Network, ovviamente in diretta in lingua originale a partire dalla 1 di notte italiana. Tra oggi, domenica 30 e lunedì 31 agosto, e poi ovviamente per chi non è nottambulo, non può fare nottata, se lo potrà gustare anche in differita. Io vi ringrazio, buon proseguimento di domenica, viva la WWE e alla prossima, ciao!